Una vera e propria bestia nera, non c'è che dire. L'Empoli per il Pescara, specie nelle ultime stagioni, ha le sembianze della criptonite. Anche domenica pomeriggio la formazione toscana si presenta all'Adriatico con i galloni di Guastafeste dopo la buona prova del Delfino al Partenio Lombardi di Avellino. Precedenti che arridono alla squadra di Andreazzoli e probabilmente il 3-1 dell'andata al Castellani, preceduto dal caso Pigliacelli-Zeman, ha iniziato a minare le certezze del Pescara. Il problema per la squadra di Epifani sono le defezioni, ancora tante, troppe, perché il tecnico dovrà fare a meno ancora di Filippo Falco per almeno altri 20 giorni. Il giocatore è arrivato nel mercato di gennaio, ancora problemi al ginocchio, quelli che ne avevano rimandato l'iniziale esordio con la nuova divisa. Anche Bovo sarà fuori causa, così come Campagnaro. Non saranno disponibili neppure Mazzotta, Proietti e Cappelluzzo, ancora infortunati, e Balzani è impegnato con la nazionale Under 21, mentre nonostante qualche piccolo fastidio, Crescenzi, Koulibaly e Fornasier saranno della partita. Epifani promuoverà ancora una volta il 3-5-2, modulo che sta cominciando a dare le certezze che il tecnico si aspetta, soprattutto nella solidità difensiva. Assenze che saranno il filo rosso della partita, perché anche in casa empolese Andreazzoli avrà qualche grattacapo. Fuori Veseri, che ne avrà per tutta la settimana, Benasserra e Zaic fuori con le nazionali. Un Terzee è in dubbio, anche se già oggi potrebbe riaggregarsi con i compagni di squadra. Ma il vero cruccio del tecnico, quello legato alla figura del trequartista, ovvero se mettere Ninkovic dal primo minuto addietro ai due attaccanti, Caputo e Donnarumma, o se invece optare sull'avanzamento di Krunic con Lollo e Brighi nel ruolo di mezziali con al centro Castagnetti. Come detto, Empoli vero e proprio spauracchio per il Pescara. Oltre alla gara dell'andata, fu clamoroso lo 0-4 della scorsa stagione in Serie A, gara che avrebbe potuto segnare il destino di Massimo Oddo sulla panchina biancazzurra. In quel caso e di quella partita si è molto discusso nei mesi a venire, perché in molti si aspettavano l'esonero, era il 6 novembre, per virare subito su un tecnico differente che potesse fare mercato e provare a salvare la nave nella massima serie. Il ritorno di fatto fu una formalità, con l'idea di Zeman di spostare Brugman nell'inedito ruolo di centravanti. Precedente post natalizio, quello del 2013 invece, il 29 dicembre il Pescara, dopo il successo di Modena del giorno di Santo Stefano, proprio con l'Empoli in casa cedendo 1-2, iniziò la serie di 6 sconfitte consecutive che portò, dopo i rovesci con Juve Stabia, Trapani, Crotone e Varese, all'esonero di Marino dopo l'1-0 rimediato a Bari. Arrivò Cosmi, ma quella stagione chiusa a 37 punti si trasformò in una vera e propria delusione. Quel campionato lo vinse proprio l'Empoli. Oggi capolista, il Pescara lavora per evitare di dover rivivere quanto già visto.